Agrigento batte la Campania. Amplein per quanto riguarda lo sport agrigentino con l'Acragas che ritorna alla vittoria vincendo a Sorrento per 2-1, mentre la Fortitudo Moncada Agrigento raggiunge un grandissimo risultato all'overtime contro Napoli. Parleremo di questo e tanto altro questa sera con Dario Piparo e Davide Saia. E buonasera, presentiamo subito i nostri ospiti. Abbiamo il coach della Fortitudo Moncada Agrigento, Franco Gianni, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. E buonasera anche al presidente dell'Acragas, Silvio Alessi, buonasera. Buonasera a voi. E buonasera anche a Giovanni Sorce, che con la sua Atena in questo momento sta portando in alto quello che sono i vessilli giovanili dell'Agrigento Sportiva. Buonasera Giovanni. Buonasera. Parleremo, insomma, spazieremo dal calcio al basket, al calcio giovanile, insomma, provando a tenere sempre caldi gli argomenti. Partiamo anzitutto con una battuta lampo con Franco Gianni, una vittoria questa con Napoli, probabilmente inaspettata per il blasone, quantomeno le aspettative che portava Napoli, anche acciuffata al cardiopalma all'ultimo secondo, se così possiamo dire. Ma sicuramente giocavamo contro una delle grandi di questo campionato, dichiarate e costruite per un obiettivo importante che è quello di salire in A1, e con Verona che è di pari livello non c'è riuscito il colpaccio. Ieri invece abbiamo tratto un po' profitto dalla lezione di 10 giorni prima a Verona, e quindi nei momenti caldi della partita siamo riusciti a mettere quell'agonismo e quella carica in più che ci ha consentito di sopperire magari a un pizzico di gap tecnico che comunque abbiamo patito in alcuni momenti della partita. Invece che per l'Acragas, presidente, dalla scorsa settimana sembra praticamente cambiato un mondo, quantomeno da un punto di vista forse dell'entusiasmo che sembra riacceso con l'arrivo di Mister Feola. Cos'è cambiato? Ma secondo me è cambiato che insomma, i giocatori, anche i giocatori alla squadra, abbiamo dato una sterzata un pochettino con il cambio allenatore, quindi si è cambiato modulo di gioco e si è rivisto finalmente il gioco che noi volevamo. Dal punto di vista tecnico è chiaro che c'è stata una svolta importante con un allenatore importante che ha una mentalità vincente rispetto magari a Betta, che aveva una mentalità un po' più tecnica. Quindi devo dire che si è trovato entusiasmo nella squadra, e questo è importante perché abbiamo acciuffato una vittoria in un campo importante che è Sorrento, dove appunto non tante squadre sono convinto che faranno il risultato. Ecco, andiamo a vedere subito le immagini della sintesi del match tra Sorrento e Acragas e torniamo in studio. Prima in campionato per Vincenzo Feola al Campo Italia di Sorrento. 4-2-4 per l'Acragas con Chiaria, Nicola Arena, De Zai e Meloni tutti insieme in avanti. A centrocampo Bonaffini e Baiocco, Chiavaro in panchina. Il Sorrento parte forte con Alison che si ritrova il pallone buono in area, concluso a 2 cm dal palo. Poi gran giocata dell'ex Vitale che tenta il jolly da 35 metri e mette i brividi allo Monaco. Primo squillo per l'Acragas con Meloni che anticipa con la punta Lombardo, ma la rosa salva in extremis. I biancazzurri alzano il ritmo, Chiaria penetra in area ma non è abbastanza lucido, poi a tu per tu con l'estremo difensore. 41esimo minuto, De Rossi scodella dentro, Arena la arpiona, Chiaria tenta la girata e ne approfitta infine Meloni che insacca la prima rete in campionato, manovra che evidenzia l'idea di Feola che porta grandissimo peso in area di rigore con Giuseppe Meloni che ne trae giovamento. Ma non c'è tempo per esultare perché Vitale, appena 2 minuti dopo imbeccato sul secondo palo, insacca di testa e pareggia. Sesta rete in campionato per il capitano del Sorrento che, come promesso, non esulta contro la sua ex squadra. Il secondo tempo svela però la superiorità ospite. De Zai affonda sulla destra, taglia un cross prezioso che sfrutta le doti aeree di Beppe Meloni e il gol dell'1-2, terza segnatura in 3 giorni per il centravanti sardo rivitalizzato dalla cura Feola. Il secondo tempo è pura accademia per l'Acragas che sfiora il tris con Vindigni sugli sviluppi di un piazzato. Entra anche Daniele Arena e si esibisce in uno scambio che lo porta a calciare il limite d'area. A terra Lombardo. La reazione del Sorrento si limita a questa conclusione dai 30 metri che lo Monaco blocca senza troppi affanni nei minuti finali. Finisce così con Feola che bissa il successo di Coppa con un altro 2-1. L'Acragas torna a seconda e riparte verso la scalata al Torre Cuso.
Caccia al Torrecuso, quindi andiamo a vedere appunto quelli che sono stati i risultati di questa settimana e la classifica che quindi si aggiorna. La Batti Pagliese ha battuto la Leonfortese per 2-0, Leonfortese che ospiterà proprio la capolista Torrecuso domenica prossima. Neapolis Comprensorio Montalto 4-0, Frattese Marcianise 1-1, Noto Due Torri 1-2, Orlandina Rende 0-2, Rocella Agropoli 0-3, esordio vincente per Pino Rigoli, Acragas batte il Sorrento 2-1, esordio vincente anche per Feola, Tiger Interreggio 0-0, Torrecuso Nuova Gioiese 3-2 in rimonta. Torrecuso che quindi comanda la classifica a quota 22 punti, seguono Interreggio Acragas 17, Marcianise 14, Agropoli 13, Neapolis e Leonfortese 12, Frattese Tiger 11, Rende Batti Pagliese e Roccella 10 punti, Due Torri 9, Sorrento 7, Nuova Gioiese, Orlandina, Comprensorio Montalto 6, Noto 3 punti. Davide, cos'è cambiato da quando è arrivato Feola? La mentalità, secondo me in queste due sfide, nonostante appunto quella con il Due Torri, nemmeno si può considerare diciamo, come una partita allenata da Feola, essendo arrivato solo qualche ora prima, si è visto finalmente una squadra votata per ciò che è stata costruita, ovvero attaccare. Infatti questo ambizioso 4-2-4 ha dato modo comunque agli attaccanti di dimostrare tutto il loro valore, soprattutto si è visto finalmente dopo il rigore il gol di Meloni, un Acragas che comunque in trasferta trova la sua terza vittoria, comunque risultati importanti lontano dall'Esseneto. Bisognerà adesso continuare su questa strada. Mister, per quanto riguarda Vincenzo Feola, cosa l'ha convinta a propendere per la scelta di questa personalità, di questo tipo di personalità? Ma Feola è stato, come dire, il nostro avversario l'anno scorso e ha fatto bene a Savoia sotto gli occhi di tutti. È un allenatore vincente, un allenatore che ha appunto propensione al gioco di attacco, un gioco simile a quello che avevamo noi l'anno scorso, e poi è un professionista serio che noi abbiamo voluto da Agrigento e abbiamo voluto fortemente, perché abbiamo individuato in lui la persona che sicuramente ci potrà fare il salto di categoria. Era in ballottaggio con Cosco, lei conferma per quanto riguarda? Sì, abbiamo contattato Cosco, ma abbiamo contattato anche altri allenatori, però poi la scelta è andata su Feola, perché ci ha convinto anche il modo con cui abbiamo avuto l'approccio, il modulo suo di gioco e quello che appunto ha fatto anche l'anno scorso è stato importante. Ecco, anche strano questo suo, insomma, strano assolutamente no, ma ha deciso questo suo atteggiamento propendente all'attacco in maniera chiara, forte, subito quattro giocatori estremamente offensivi come De Zai, Arena, Chiaria e Meloni. Intanto i risultati, insomma. Ma è chiaro, il risultato gli ha dato ragione, però lui è chiaro che è arrivato martedì sera, ha avuto un giorno per conoscere i giocatori, mercoledì già erano in campo in Coppa Italia, poi ha avuto due giorni solo per allenarli. È chiaro che secondo me con l'andare del tempo lui conoscerà meglio i giocatori, conoscerà meglio la squadra e quindi anche i giocatori potranno fare meglio in base ai moduli di gioco che impartirà il mister. Però voglio dire, questo suo modulo di gioco un po' stardato, devo dire, gli ha dato ragione, quindi quando una squadra vince l'allenatore ha sempre ragione. Assolutamente sì. E andiamo subito anche a saltellare con il basket con la Fortitudo Moncada Agrigento che batte 81-75 Napoli, lo fa all'overtime dopo un match al Cardio Palma. È stata sotto a lungo la Fortitudo Moncada Agrigento, ma è riuscita alla fine a portare a casa la partita. Per quanto riguarda il tabellino della formazione agrigentina, abbiamo Evangelisti che porta a segno 10 punti, Penny Williams 20, De Laurentiis 7, Saccaggi 20, Piazza 12, Udom 10 e Dusinski a 2 punti. Ecco mister, adesso possiamo parlare di Fortitudo Coach, mi perdoni, possiamo parlare di Fortitudo Moncada Agrigento non più magari come una sorpresa, ma adesso si consolida, perché questo risultato è sicuramente importante anche da un punto di vista dell'ambiente e mediatico. Quali sono, cambiano gli obiettivi adesso? No, non cambiano, dobbiamo rimanere fedeli a quella che era la filosofia iniziale, grazie alla quale anche siamo arrivati a ottenere questi risultati in avvio di campionato. Abbiamo una squadra molto giovane, una delle squadre più giovani di questo campionato, dobbiamo dare serenità ai nostri giovani, dobbiamo dargli l'opportunità di giocare senza grandi pressioni, modificare oggi dopo 5 partite quelli che possono essere gli obiettivi iniziali, cioè salvarci nel miglior modo e con la maggiore tranquillità possibile, credo non sia opportuno. Avremo tempo, se saremo bravi e capaci di riuscire ad arrivare a 5 giornate dalla fine in questa posizione, ecco, quello forse sarà il momento per,
per pensare a qualcosa di diverso, ma dobbiamo restare soprattutto fedeli all'idea di lavorare, di crescere, di far crescere i nostri giovani, di dargli lo spazio e quindi di portare avanti un progetto tecnico attraverso il quale ottenere i risultati. Ecco, Agrigento è una piazza assolutamente caldissima, sicuramente per quanto riguarda il calcio. Per quanto riguarda il basket, qualche settimana fa Piazza era stato qui ospite da noi, aveva chiamato a raccolta maggiore affluenza da parte del pubblico per i risultati che sta ottenendo la Fortitudo. Ecco, cosa riscontra lei in questo momento rispetto al seguito che ha la sua squadra? No, devo dire la verità, ieri è stata da questo punto di vista un'esperienza straordinaria, nel senso che c'era molta più gente, ma soprattutto c'è stato un calore, una partecipazione, un tifo straordinari e certo complice magari questa nostra grandissima rimonta che da meno 12 ci ha portato a vincere la partita, però credo che questa rimonta sia stata anche frutto di una sinergia fra proprio l'ambiente intorno a noi, chi ci ha circondato, chi ha circondato il campo e noi sul campo per ottenere qualcosa che sembrava ormai sfuggito di mano. Andiamo ad ascoltare invece le parole di Vincenzo Feola e di Roberto il Pampa Sosa, allenatori rispettivamente di Acragas e Sorrento, nel post partita. Mi è da dire che è importante fare 3 punti su un campo difficilissimo contro una buona squadra. Io ho sempre detto questa è una buona squadra, è un campo difficile, ostico, e spero, mi auguro che sia difficoltoso anche per gli altri. Abbiamo fatto una grossa partita, i ragazzi hanno fatto una grande partita, una grande prestazione, non era facile. Tanti che si decisi l'ultimi la settimana non abbiamo potuto lavorare perché io sono arrivato qua, noi siamo arrivati martedì sera, mercoledì c'è stata la Coppa Italia, abbiamo lavorato 3 giorni solo il giorno di sabato, però penso che oggi ragazzi hanno dato una grande dimostrazione di voglia e di attaccamento. Questa è una squadra che ha bisogno un pochino di prendere coraggio e di trovare un po' di entusiasmo. Sono contento, dobbiamo crescere, c'è tanto da lavorare, però sono molto fiducioso. Dico noi perché oggi faccio parte io, anche io dell'area, siamo stati costruiti per vincere. Giocatori importanti, giocatori che io conoscevo e sapevo. Noi ci mancava Catania che era squalificato, mancava Savonarola che è squalificato. Ma questa è una squadra che è stata, ripeto, costruita per vincere ed ha tante soluzioni. Sono contento, ripeto, oggi per il risultato, per il morale dei ragazzi, perché quando si vince è importante dare continuità, ma soprattutto dare subito quel segnale che ci siamo. Beh, penso che è una partita che stava molto controllata. Nel primo tempo solo abbiamo sofferto abbastanza per la loro libertà eventualmente a centrocampo. Invece nel secondo tempo ci siamo messi bene, tutti, cioè, abbiamo cercato di metterci tutti dietro la palla, secondo me siamo riusciti per gran parte del secondo tempo. È un errore di uscita, un errore individuale, perché è stata data una palla a un giocatore di spalle alla porta, insomma un errore elementare, diciamo così, di ragazzi comunque, perché parliamo sempre di ragazzi under, e se non c'era quell'errore secondo me la partita era controllata, e perché avevamo anche creato qualche situazione, quindi anche loro avrebbero dovuto prendere le loro precauzioni, quindi mi dispiace per questo errore perché potevamo contro una grande squadra, questo bisogna dirlo, questa è una squadra che è stata costruita per vincere eventualmente il campionato, quindi alla fine se non ci fosse stato questo errore, secondo me è una partita che potevamo portare a casa. Davide, e se il Pampa Sosa insomma dice che l'Acragas ha una formazione in grado veramente di poter vincere questo campionato? Non lo dice solo il Pampa Sosa. Insomma, sì. È una squadra che comunque è riconosciuta da tutti come la maggiore accreditata a vincere questa Serie D. Si spera che comunque possa far meglio dell'anno scorso. Una squadra che ha giocatori che sa come si vincono campionati, il tecnico che sa come si vince il campionato e come bisogna comunque giostrare le partite quando serviranno, perché ancora siamo all'inizio del campionato, dovremo andare a giocare contro il Torrecuso in campo neutro, nonostante sempre casa loro, quindi grande rispetto per una squadra che ha fatto su 8 partite 7 vittorie e 1 pareggio. Quindi, a proposito, Presidente, la prossima domenica l'Acragas avrà il campo squalificato, anche se voi avete mosso insomma ricorso, che novità ci porta in questo senso? Abbiamo oggi presentato il ricorso
verso la decisione del giudice sportivo. Mercoledì sapremo un po' la tendenza, però non ci saranno, non penso ci siano grosse possibilità di poter ribaltare questa tendenza. Dove si potrebbe giocare? Noi stiamo cercando in tutti i modi quantomeno di togliere il discorso dei tifosi, quindi facci giocare a porte aperte anche in campo neutro. Abbiamo oggi definito il campo e sarà il campo di Gela. Ah, Gela. Ci giocheremo a Gela. Giovanni Sorce, come hai visto questo inizio di stagione dell'Acragas? Secondo te, ecco, oggettivamente i risultati in questo momento hanno portato due vittorie. Tu credi che comunque sia fisiologico anche con Betta questa crescita si sarebbe avuta? O Feola ha veramente portato un salto, quantomeno da un punto di vista dell'entusiasmo che c'è attorno? Ma sicuramente ha portato un po' più di entusiasmo che forse stava venendo a mancare nell'ultimo periodo, quindi... dico, è quello che aveva bisogno questa squadra in questo momento, e già domenica si sono visti i risultati, dico, non solo dal punto di vista proprio del punteggio, ma in generale come si è visto, insomma, lui ha dato grande fiducia a questa squadra e anche proponendo un modulo molto offensivo, quindi questa secondo me è una cosa molto positiva. Tu credi che per le sue caratteristiche l'Acragas potrà sostenere un modulo di questo tipo, anche abbastanza spettacolare, ma molto votato all'offesa? Ma io credo di sì, anche perché l'Acragas è la squadra che sulla carta, diciamo, la più accreditata a vincere il campionato, quindi soprattutto in casa, quando verranno le squadre a difendersi in 10, in 11 nella propria metà campo, magari questo tipo di modulo sicuramente potrà dare dei risultati. Tu che hai giocato, ecco, cosa cambia in uno spogliatoio quando viene un allenatore nuovo? Ecco, in che maniera incide sul morale del gruppo? Ma sicuramente c'è grande voglia di mettersi in mostra, magari di farsi conoscere, di farsi apprezzare, sia da quelli che magari giocavano con il precedente allenatore, sia magari con quelli che avevano poco spazio, ecco, con l'allenatore precedente. Quindi c'è un po' la voglia di tutti di mettersi in mostra e di magari di mettersi a disposizione per poter scendere in campo quella domenica. Presidente Alessi, lei ha vissuto nei panni, insomma, lo scorso anno della squadra che ha sorpreso, che non aveva aspettative e che invece è andata oltre. Quest'anno nei panni della squadra che è obbligata, tra virgolette, a vincere perché ha un potenziale straordinario, dove si sta meglio? Ma sicuramente si sta meglio quest'anno, perché la squadra, però io voglio dire, questa cosa che l'Acragas è la favorita, che l'Acragas deve vincere forse il campionato, secondo me, insomma, è una cosa che non è proprio così. Cioè, noi abbiamo allestito una squadra che è importante, che vogliamo fare bene, ma questa etichetta di squadra che deve per forza vincere il campionato, secondo me è anche controproducente per tutto l'ambiente. Voglio dire, noi ci sono le squadre in questa categoria, voglio dire Torre Cuso, c'è l'Agropoli che è una bellissima squadra, c'è l'Interreggio, il Neapolis che è un'altra squadra importante. Voglio dire, non è solo l'Acragas che ha fatto una squadra per vincere il campionato, sono le 4-5 squadre che si sono attrezzate, quindi oggi metterci questa etichetta, come dire, ci carica di una responsabilità che secondo me è troppo grande oggi per questa squadra. Noi faremo un campionato, l'ho sempre detto già anche dall'inizio, da quando abbiamo iniziato questa nuova avventura, abbiamo fatto una squadra importante. Questo lo nego, ma non è una squadra che sicuramente ammazza il campionato, è una squadra che si giocherà tutte le partite per come deve giocarle, però questa etichetta, già che l'Acragas deve essere per forza quella che deve vincere il torneo, secondo me va smorzato. Va smorzato un mochettino, perché con chiunque parliamo noi siamo la squadra ammazza campionato, no, noi siamo una squadra importante che vogliamo fare bene. Poi se vinciamo il campionato che ben venga, però dico, ce la giocheremo fino alla fine, però non è una squadra che deve vincere il campionato per forza. Cioè, è chiaro che l'anno scorso il Savoia era una corazzata, sì, aveva dei giocatori di categoria superiore, aveva dei giocatori molto più importanti di quelli che abbiamo noi quest'anno, ed è chiaro che doveva fare bene e Calcevento avrebbe fallito. Noi siamo una squadra che è stata allestita per fare bene, sicuramente, ha giocatori importanti, però dico, non è questa corazzata che tutti dicono che per forza deve, anche perché poi in ogni campo dove andiamo noi troviamo, ieri abbiamo trovato
Sorrento che difendeva con otto giocatori, quindi chi viene a giocare contro di noi, a dove andiamo noi, troviamo sempre queste difese a 7, a 8 persone che ci permettono di giocare per come vogliamo. Mi appello alla sua franchezza, Presidente. Crede che in queste settimane di difficoltà, se così vogliamo chiamarle, ci sia stata un po' di ingenerosità nei confronti della società Acragas? No, preferisco non discutere proprio questi argomenti. Chiaro che noi ci saremmo aspettati un po' più di comprensione da chi vuole bene a questa squadra. Ritornando a questo discorso, secondo lei quanto, in che misura ha influito la diatriba estiva inerente al ripescaggio? Questa è una cosa che ha inciso in maniera fondamentale. Io voglio ricordare che noi abbiamo iniziato il ritiro un mese dopo rispetto alle altre squadre. Noi abbiamo aggiunto giocatori, vedi Chiaria, vedi Meloni, vedi anche altri giocatori, strada facendo, quindi anche il tecnico Betta non è stato messo nelle condizioni di lavorare in maniera tranquilla anche per questo motivo. Noi ricordo che fino a metà di agosto, ancora prima del campionato, non sapevamo se eravamo in Lega Pro, se eravamo in Serie Z. Sì. Quindi questa cosa è una cosa fondamentale, non è da dimenticare. Anche i nostri giocatori non hanno fatto una preparazione, perché prima hanno iniziato con Tottilli, poi è stato arrivato Betta, poi voglio dire, strada facendo, si sono aggiunti dei giocatori importanti che sono il reparto offensivo, che è il reparto fondamentale di una squadra. Quindi noi abbiamo iniziato a giocare i primi moduli con De Zai, poi si è aggiunto Chiaria, poi si è aggiunto Meloni, quindi la squadra non è che si è amalgamata per come doveva essere, mentre l'anno scorso abbiamo iniziato il mese di luglio e quindi abbiamo avuto la possibilità, anche Enrico ha avuto la possibilità di avere a disposizione tutti i giocatori già da subito e quindi poterli allenare e creare il gruppo già da subito. Betta purtroppo ha avuto queste problematiche come l'abbiamo avuto noi pure come società, quindi quest'anno dico, è un po' diverso rispetto all'anno scorso. È stata una separazione tranquilla con Betta? Assolutamente sì, con Betta abbiamo parlato a lungo, abbiamo visto che purtroppo la squadra che noi abbiamo allestito non poteva essere a 5 punti dalla prima dopo 5-6 giornate di campionato. È chiaro che Betta ha anche capito che purtroppo non c'è stato fin dall'inizio un feeling con la tifoseria, un feeling anche con alcuni giocatori eccetera, quindi da persona intelligente qual è, da serio professionista, ha capito che questa avventura da Grigento non poteva continuare per ovvi motivi. E quindi contestualmente abbiamo deciso di interrompere questo rapporto e lui è stato anche, come dire, da professionista serio e da gran signore, perché Betta è una persona seria, ha capito quali erano le motivazioni, ha capito pure lui che non poteva lavorare in maniera tranquilla e che non avrebbe dato tranquillità ai giocatori, perché i giocatori con quell'atmosfera, con quell'ambiente sentivano addosso un peso e delle contestazioni che sicuramente non erano rivolte a loro, però ne pangevano le conseguenze anche loro. Coach Ciani, quanto la pressione fuori dal rettangolo di gioco può incidere all'interno del rettangolo di gioco, le aspettative, la pressione anche dell'ambiente? Sicuramente incidono sempre e comunque, quanto è abbastanza dipendente e proporzionale dalla tipologia di giocatori che compongono la squadra, i giocatori che hanno vissuto mille battaglie, mille situazioni positive e negative riescono a creare una barriera più forte, più consistente e non dico a ignorare, perché poi alla fine per quanto lo si dica le contestazioni, i malumori, le cose si sentono e si percepiscono, però riesce ad allinearsi e a evitare che incida in maniera pesante. I giocatori magari un pochino meno esperti o che hanno vissuto magari meno situazioni di questo tipo possono essere soggetti a risentirne maggiormente. In questo inizio di stagione della Fortitudo, seppur con molti rookies, con una media anche età abbastanza bassa, una delle squadre con la media più di giovani più significativa della Lega, insomma, si inizia in questo modo. Da cosa dipende? Hanno una personalità spiccata i giovani della Fortitudo Moncada Agrigento o ci sono una serie di congiunture che magari adesso lei... Diciamo che una dei requisiti che abbiamo
ma storicamente in questi anni sempre nella composizione delle squadre, che abbiamo ricercato nei giocatori era quella di avere forti motivazioni, la voglia di migliorare, di riuscire, di fare un passo in più nella propria carriera, di diventare protagonisti, di giocare in un campionato a un livello al quale non avevano mai giocato. L'aspetto motivazionale era fondamentale per noi in qualsiasi scelta e lo è stato anche quest'anno. I ragazzi stanno rispondendo per quelle che sono le loro aspettative. Ecco, la cosa che mi fa piacere è che le aspettative che verbalmente e teoricamente hanno prospettato all'inizio dell'anno si sono poi concretizzate e realizzate nella serietà, nell'impegno in allenamento, nella determinazione sul campo. Ecco perché molte volte i giocatori poi ti dicono quello che vuoi sentirti dire e poi magari non lo fanno. Invece questo è un gruppo da questo punto di vista assolutamente straordinario, lavorano tantissimo con una determinazione pazzesca e sul campo finora questa cosa credo si sia percepita. Andiamo a vedere cosa è successo invece nei match che hanno coinvolto l'Agropoli e il Torrecuso, due delle squadre sicuramente maggiormente indiziate alla corsa insieme all'Acragas per la vittoria di questo campionato. Prego. Il Torrecuso batte e rimonta la Nuova Gioiese e conquista la sua settima vittoria consecutiva sul neutro di Puglianello. I viola di Gioia Tauro mettono subito paura ai campani con questo tiro di Zampaglione che si infrange sul palo. La Nuova Gioiese è molto determinata e trova il vantaggio con questa splendida punizione dal limite di Crucitti che di sinistro supera Minichello. Poco dopo è ancora Gioiese alla caccia del raddoppio con Zampaglione che lancia Crucitti, il quale dopo aver superato degli avversari non riesce ad avere la meglio sul portiere di casa. Tre minuti dopo arriva il pari Sannita. Aracri calcia da fuori area e Cosoleto tocca con un braccio. Per l'arbitro è rigore, dal dischetto va a Perna che insacca. Trovato il pari, i rossoblù cercano il vantaggio, prima con Colarusso che trova la buona opposizione di Panuccio e poi con la punizione di Galizia. Ma nella ripresa, dopo un paio d'occasioni per parte, è la Nuova Gioiese a passare nuovamente in vantaggio, con Trentinella che appoggia per Zampaglione, il quale con un pallonetto beffa Minichello e sigla l'1-2. Ma da lì a poco ecco l'episodio che cambia gli equilibri del match. Panuccio sbaglia il rinvio e stende Galizia. L'arbitro espelle l'estremo difensore ospite e assegna un calcio di punizione, sugli sviluppi del quale Wadè riporta il risultato in parità. Ci prova quindi Aracri a chiudere il match e poi Zerillo con un diagonale che termina al lato. Ma quasi allo scadere il Torrecuso trova il gol che vale 3 punti. Zerillo crossa al centro per Perna, l'attaccante viene fermato dalla difesa calabrese che nulla può invece su questo tiro di Galizia. Ma la Gioiese non molla e fino all'ultimo tenta il pari con questa botta di Crucitti che però non trova la giusta fortuna. Pino Rigoli comincia al meglio la sua avventura con l'Agropoli con un secco 3-0 in casa del Roccella. I delfini trovano subito il vantaggio con Tiscione che, imbeccato da Alfano di testa, trova il gol che sblocca la partita. La risposta del Roccella non tarda ad arrivare, ma le sortite dei padroni di casa non trovano la giusta sorte. Prima con Nosa bloccato da Maiellaro e poi col colpo di testa di Cassaro sul quale arriva la pronta risposta del portiere campano. La seconda frazione si apre con gli ospiti all'attacco con Capozzoli che sciupa un paio di occasioni. Ci prova poi il Roccella con un gran tiro di Franco dai 25 metri che Maiellaro riesce a parare in due tempi. Alla mezz'ora viene annullato un gol di Dorato per una presunta posizione di fuorigioco dell'attaccante di casa. La partita si incattivisce e l'arbitro espelle Franco e Ciolli per reciproche scorrettezze. Viene ammonito poi Maiellaro per aver preso la palla con le mani a seguito di un retropassaggio. L'arbitro assegna una punizione in area di rigore che i calabri però non riescono a concretizzare. Nei minuti di recupero con il Roccella sbilanciato in avanti alla ricerca del gol del pari, gli ospiti trovano la rete del 2-0. Nosa atterra in area a Ragosta che dal dischetto sigla il raddoppio dell'Agropoli. Il Roccella ormai non c'è più, così gli ospiti hanno modo anche di segnare la terza rete con Alfano che dal limite dell'area piccola conclude a rete e chiude il match.
Davide, il Torre Cuso secondo te in questo momento, beh, 7 vittorie e un pareggio sono sicuramente uno score molto importante e indicativo. Secondo te ha un roster, parlando un po' come cestisticamente parlando, in grado di poter vincere e impensierire fino alla fine questa, la vetta e la classifica? Perna, Zerillo e Galizia sono tre attaccanti che di categoria superiore hanno militato per diversi anni in Lega Pro e hanno dimostrato, stanno dimostrando appunto il valore di questa squadra. La cosa strana è questa, ricollegandomi a ciò che abbiamo detto prima, che giocano senza pubblico particolare, cioè non giocano in casa, giocano in un campo neutro e quindi riescono a vincere tranquillamente, quasi non risentendo della distanza. Loro sono di Benevento. È strano questo, comunque è una squadra che sta dimostrando di essere ben attrezzata per questo torneo, una squadra che in casa o fuori casa ha anche un pizzico di fortuna che non guasta mai. Questo è il quarto o quinto rigore di fila che viene assegnato alla squadra rosso-blu, quindi sono tanti fattori che non ci vuole solo la tecnica, solo la tattica, ma anche la fortuna per vincere. Presidente Alessi, l'anno scorso ci fecero anche uno scherzetto perché andammo a perdere, insomma, Torre Cuso. Sì. Quest'anno come vede questa formazione? Ma io sono d'accordo nel fatto che ci vuole anche un po' di fortuna e Torre Cuso quest'anno ne ha avuta tanta. Voglio dire, abbiamo visto le immagini. Quando magari c'è un po' di fortuna tutti gli episodi poi vengono a favore, però voglio dire, io mi auguro che questo Torre Cuso, che è una squadra importante, è una squadra che è stata allestita veramente con dei giocatori di categoria superiore e che sicuramente ambirà a fare il salto di categoria, però mi auguro che prima o poi molli, perché non si possono vincere tutte le partite. È chiaro che è una squadra che intanto ha avuto questi incontri con delle squadre che non sono ancora, tranne l'Agropoli, che sono state andate a vincere l'Agropoli, non hanno avuto delle squadre importanti, hanno giocato con delle squadre importanti. È una squadra, il Torre Cuso, che bisogna rispettare e che bisogna capire dove vuole arrivare, perché ha avuto questi risultati importanti fino ad oggi, però è chiaro che non potrà sicuramente vincerle tutte, quindi dobbiamo noi comunque non guardare agli altri, dobbiamo guardare in casa nostra e cercare di vincere noi le partite e poi vedere un po' cosa faranno gli altri, però è chiaro che dobbiamo prima vedere e pensare a vincerle noi. Intanto anche l'Agropoli vince alla prima di Pino Rigoli, ex Acragas, sulla panchina campana. Andiamo ad ascoltarlo in un'intervista telefonica che abbiamo realizzato. Mister Rigoli, si torna a sentire la sua voce, questa volta da avversario, siete sulla panchina dell'Agropoli, si incrociano anche i destini con Feola, che l'anno scorso era il suo rivale qua ad Agrigento. Ecco, parliamo subito dalle prime impressioni, dall'impatto che ha trovato in questa nuova realtà. Ma guarda, una realtà sicuramente diversa rispetto a quella di Agrigento in termini numerici. Mi riferisco alla cittadina, intanto una cittadina di 22.000 abitanti, però sicuramente dal palato fine, e anche perché essendo in una regione dove c'è, non gli manca niente, dalla Serie A per arrivare alle categorie dei dilettanti, quindi una società sicuramente ambiziosa, che vuole fare bene. Il Torre Cuso come lo vede? Ma guarda, se vuoi sapere la mia, intanto bisogna avere grande rispetto di questa squadra, perché si trova in testa alla classifica, ha uno score importante, ne ha pareggiata una, le altre le ha vinte tutte, sì, certo. Quindi vuol dire, se hanno fatto questi numeri, sono numeri importanti, fermo restando, e ritengo che l'Agregas in termini di organico è la squadra più forte. L'inizio di stagione dell'Agregas, a questo anche cambio d'allenatore da Betta? No, guarda, io di questo non penso. Preferisce non commentare? No, non è che non commento, perché penso che non sono la persona giusta, penso che io faccio un lavoro diverso, quindi le scelte le fa la società, le fanno i direttori sportivi, quindi non penso che sia la persona adatta, e non conoscendo i motivi, quindi non posso io dare giudizi. Vuole lanciare un saluto, un messaggio ai suoi ex tifosi, insomma, di Agrigento? Io guarda, penso che nel popolo agrigentino c'è un grande rispetto, c'è una grande stima da entrambe le parti, me l'hanno sempre dimostrato, sia nei due anni
perché io sono stato da dirigente e adesso sulla mia nuova panchina, diciamo, tanti mi hanno scritto, mi hanno fatto un grosso in bocca al lupo, quindi io di questo li ringrazio e quindi penso che niente e nessuno può distruggere questo amore che c'è tra me e il popolo agrigentino. Chi lo vince il campionato, quindi, mister? Io dico, se non lo vince l'Agropoli, che lo vinca l'Agras. Io spero di vincerlo io, che lo vinca l'Agropoli, però penso che sia difficile in quanto siamo attardati di 9 punti e poi davanti a noi c'è l'Interreggio, c'è l'Agras, quindi ci sono diverse squadre che quindi siamo attardati, possono sembrare pochi, però ritengo che 9 punti e 4 punti dall'Avegas sono tanti. Presidente Alessi, Rigoli lo conosciamo, quindi anche le sue strategie un po' comunicative, sembra tirarsi fuori dalla lotta alla vittoria del campionato, lei che ne pensa? Ma io penso che il campionato è ancora lungo, c'è tutto il campionato da giocare e può succedere di tutto. Io reputo Rigoli un grande professionista, un bravo allenatore, una persona seria e quindi sono sicuro che farà bene anche ad Agropoli, però è chiaro che oggi parlare di chi vince il campionato, chi 9 punti, 5 punti, mi sembra un po' prematuro. Oggi si gioca da giocare ancora quasi tutto il campionato e quindi il campionato è lungo e non c'è un problema di punti, di 4 punti, di 5 punti. 4 punti sono niente perché basta perdere una partita se ne recuperano 3, 5 punti sono pochi, anche 9 sono pochi. Oggi non, secondo me è prematuro parlare di chi vince, di chi perde, di chi farà bene, di chi farà male. Quindi io auguro un grande in bocca al lupo a mister Rigoli, però dico oggi tutte le squadre che sono nei primi posti possono ambire a vincere il campionato, compreso l'Agropoli, perché l'Agropoli, voglio ricordare, che non è una squadretta, l'Agropoli ha dei giocatori che si chiamano Tiscione, altri giocatori importanti, quindi non sono gli ultimi arrivati, quindi auguro un grande in bocca al lupo a Rigoli per la nuova avventura, per questa nuova avventura all'Agropoli. Però ripeto, parlare oggi di chi vincerà il campionato e chi è la favorita secondo me è prematuro. Davide, secondo te Rigoli sta proprio facendo quello di cui parlavamo prima, cioè smorzare la tensione attorno all'ambiente e togliere magari un po' di pressione sui giocatori, o effettivamente 9 punti secondo te sono troppi per questo Agropoli? No, allacciandomi a quello che dice il Presidente, 9 punti a questo punto del campionato sono poca cosa, ecco, quindi sì, sa che comunque non è facile, ma sicuramente non può anche caricare troppo la piazza e poi magari deludere le aspettative anche della dirigenza. Al coach Ciani, innanzitutto chiedo subito il punto rispetto ai due americani che quest'anno stanno approcciando alla nuova realtà agrigentina. L'anno scorso faceste la scelta di acquistarne soltanto uno, è andata bene quest'anno? Ah, quest'anno due, perché ritenevamo che l'ambiente, intendo dire anche all'interno della società, fossimo pronti per questo passo. I giocatori italiani, molti dei quali l'anno scorso mai avevano avuto modo di confrontarsi con un giocatore proveniente dall'America o comunque da una situazione diversa sotto il profilo anche tecnico oltre che di vita, nella normale evoluzione, nella crescita generale che abbiamo un po' programmato, poteva essere il momento di passare i due stranieri. Li abbiamo scelti ancora una volta giovani, appena usciti dal college, come era stato per Kwame Van l'anno scorso, e sono arrivati con una situazione di condizione diversa l'uno dall'altro, uno molto più avanti, molto più brillante, molto più in forma, che era Dusinski. Ha fatto un precampionato straordinario in cui è stato con ogni probabilità il nostro miglior giocatore, dopodiché dopo la prima partita nella quale giocò bene, complice anche un infortunio piuttosto serio alla caviglia, che non si è mai fermato, però insomma ne risente ancora un pochino, e ha avuto questa flessione normale, fisiologica di condizione, per cui oggi è sicuramente meno brillante di allora e non sta nelle ultime due partite, anche se a Casale ha giocato bene, però diciamo nelle ultime due partite in casa non è stato particolarmente brillante, ma con un pochino di pazienza ritornerà ad essere quello che nel primo mese e mezzo di campionato abbiamo visto tutti. Al contrario, Williams invece magari è arrivato con minore, ha dovuto lavorare un
pochino più duramente all'inizio, ha cercato di passare un po' sotto traccia e di capire dove era capitato. Oggi in assoluto è un giocatore di livello eccellente, ma non solo all'interno del nostro gruppo, ma credo sia uno dei giocatori più produttivi e più continui e costanti di questo inizio di campionato. Ecco, vediamo anche quella che è stata il dunk di Williams, cioè una schiacciata che in questo momento sta facendo il giro del web, pubblicato proprio dalla Fortitudo, dal canale YouTube della Fortitudo, dove si vede questo gesto tecnico di Williams. Ecco, è da un punto di vista anche atletico, è un giocatore che lei reputa ha delle qualità atletiche straordinarie, ha un'accelerazione, una capacità di salto nel breve spazio notevole, oltre ad avere delle qualità tecniche. Una schiacciata di questo tipo con Brooks che va ad aiutare e cerca di chiudere la via del canestro si fa soltanto a fronte di una esplosività e di un atletismo sicuramente al di fuori del comune. Se vediamo dove stacca l'ultimo passo, voglio dire, e quanto sale rispetto al ferro, direi sono due parametri che danno l'assoluto valore di questo gesto. Ecco, anche nella rincorsa finale Williams probabilmente è stato anche arretrato, diciamo, come portatore di palla. Piazza è stato anche sostituito nell'ultimo quarto. Beh, noi abbiamo dei giocatori che possono coprire più ruoli. Chiara Stella può giocare alla piccola, alla forte, Angelisti guardia alla piccola, Saccaggi anche playmaker, Williams qualsiasi ruolo sul perimetro, quindi a seconda anche un po' degli accoppiamenti, delle marcature, delle situazioni tattiche che vengono a crearsi, li utilizziamo magari diversificando nell'arco della partita i ruoli, e per cui insomma lui è stato chiamato a questa cosa, gli piace, al college giocava anche playmaker in certi momenti, e quindi ieri direi che ha svolto in maniera molto molto precisa e molto efficace questo ruolo. A proposito di punto tattico, andiamo a vedere com'è cambiata l'Akragas con l'avvento di Feola. Proviamo ad analizzare la fase offensiva e la fase difensiva che in questo momento l'Akragas potrebbe approcciare tramite l'ausilio della nostra consueta grafica. Vediamo intanto come si è schierata l'Akragas domenica a Sorrento con tra i pali Lomonaco. La linea difensiva ha portato la modifica di Chiavaro, che è andato in panchina, con Astarite e Vindigni centrali, De Rossi e Dentice sulle fasce. Bonaffini accanto a Baiocco, quindi la scelta del juniores è ricaduta su De Zai, anche perché probabilmente insomma complici le squalifiche sia di Catania che di Savanarola. Ecco, vediamo una linea offensiva molto alta, questa che numericamente la si potrebbe definire con questo 4-2-4. Centravanti pesanti, sia Meloni che Chiaria a dividersi i difensori avversari, quindi non un centravanti contro due, bensì un due contro due che Meloni probabilmente predilige. Un atteggiamento simile è stato schierato anche da Betta un paio di partite fa, subito cambiato dopo un quarto d'ora, anche perché Arena era stato posto nella zona centrale di campo che meno predilige, era praticamente quasi fuori dal gioco. Con questo atteggiamento però va a verificarsi una fase di copertura che deve essere maggiormente attenzionata, perché ecco, se passiamo alla fase difensiva vediamo come deve trasformarsi l'Akragas diventando quasi un 4-4-1. Ecco, si richiede un ausilio maggiore degli esterni d'attacco, in questo caso Nicola Arena e De Zai Tresor, che dovrebbero anche ieri a Sorrento aiutare i terzini di riferimento nel ripiegamento, e magari uno dei due centravanti provare a interrompere la chiave di gioco del portatore di palla avversario. Davide, credi che per la caratteristica dei giocatori che possiede l'Akragas questo modulo di gioco, con la buona attenzione, possa veramente far fare questo salto di qualità? Con attenzione sicuramente sì, è un modulo molto dispendioso tatticamente per i giocatori, soprattutto giocatori che sono abituati poco alla fase di copertura, lo stesso Arena, diciamo, che si troverebbe per la prima volta forse a fare un ruolo così che lo sacrifica in fase difensiva. Non è impossibile, soprattutto per De Zai, che è un giovane che comunque riesce comunque ad avere una buona intensità fisica per gran parte della partita. Sicuramente poi, se non è De Zai, ci sarà Catania, ci sarà Savanarola, saranno diversi giocatori prestati anche alla corsa e quindi al sacrificio in campo. Ecco, tu credi che comunque sia un obbligo anche da parte di Feola tentare di mettere maggiormente in condizione Meloni di esprimersi? Già ieri, insomma, tre gol in tre giorni. Sì, è stato preso Meloni per questo, per far gol. Quindi questo modulo fare, bisogna lavorare su questo. È quello modulo che lo valorizza di più, dato che comunque è il modulo che conosce anche meglio, quindi si può partire da qui.
Ma andiamo a leggere il prossimo turno, appunto, della Serie D del girone I, lo leggerà il nostro Davide Saia. Sì, Agropoli Orlandina, Acragas Roccella in campo neutro, Montalto Frattese, Due Torri Neapolis, Leonfortese Torre Cuso, Nuova Gioiese, Tiger, Marcianise, Interreggio, Rende Noto, Sorrento, Battipagliese. È così, in questo momento tu credi che già domenica possa esserci il primo passo falso della Torre Cuso in casa della Leonfortese, un campo abbastanza ostico, ha visto anche la Cregas cadere. Sì, Leonfortese è una squadra ambiziosa, mi ricorda quasi così in sordina, anche se la classifica le dà torto, un po' come la Cregas, che sarà dell'eccellenza, cerca di fare una buona Serie D. E poi anche la siciliana è giusto fare il tifo per Leonfortese, quindi magari, perché no, il primo stop, così come il Noto che l'anno scorso è riuscito a fermare il Savoia quasi inaspettatamente nel girone di andata, speriamo quest'anno sia il turno della Leonfortese. Presidente, secondo lei Torrecuso a Leonforte e l'Acragas in casa contro il Roccella, in casa in campo neutro, insomma, che prossimo turno vedremo? Ma vedremo un prossimo turno interessante, perché la Leonfortese in casa ne sbaglia poche. E abbiamo pagato le conseguenze anche noi come Agregas, perché in casa si trasforma, quindi mi auguro che domenica Leonfortese faccia un buon risultato e noi contro Roccella devo dire che avrà un po' il dente avvelenato per questa sconfitta che ha avuto in casa con l'Agropoli. Mi auguro che insomma riusciamo a recuperare dei punti a questo Torre Cuso che prima o poi, come dicevo poco fa, dovrà mollare qualcosa, quindi migliore occasione di quella di domenica a Leonforte, insomma, come il contro a Leonfortese, che devo dire in casa non ne lascia dire a nessuno, quindi mi auguro che possiamo accorciare questo divario di punti e cominciare a inseguire da più vicino questo Torre Cuso che finora non abbiamo niente a che dire. Intanto, Presidente, Vitale ha segnato 6 gol. Ieri a Federica Barbadoro di Agrigento Notizie ha detto magari tornare all'Acragas a dicembre. Lei che cosa risponde? Troppo presto? Troppo presto, anche perché sulle qualità di Vitale non avevamo dubbi, altrimenti l'anno scorso non lo prendevamo all'Acragas. Poi purtroppo, dico, l'ha fatto giocare poco, anzi poco e niente, non l'ha valorizzato questo giovane, che io sul valore di questo giocatore non ho avuto mai nessun dubbio. Ieri l'ha dimostrato, con 6 gol quest'anno è uno dei capocannonieri del girone. Quindi, è stato anche un po' il pomo della discordia anche con Rigoli, magari poco utilizzo sia di Vitale che di Nassi presi a dicembre. Ma questa è un'altra cosa che abbiamo anche valutato bene rispetto all'anno scorso. Noi abbiamo preso 3-4 giocatori a dicembre di valore, giocatore di valore che poi, vuoi per un motivo o per un altro, l'allenatore non ha utilizzato, quindi anche la finale di Fondi, se vogliamo analizzare bene, Vitale sarebbe stato un valore aggiunto in quella partita, comunque ormai è acqua passata, quindi non devi discutere di quelle cose, parliamo di quelle cose di quest'anno, voglio dire, Vitale è un giocatore importante e lo sta dimostrando in tutte le maniere, anche quest'anno a Sorrento, perché è diventato il leader di quella squadra. Ecco, invece parliamo di giovani agrigentini. In un momento in cui Agrigento vede il massimo dello sport con Acragas e Fortitudo Moncada Agrigento, però per quanto riguarda il calcio sono sparite praticamente completamente tutte le società minori, per quanto riguarda i grandi magari, dal Villa Seta all'Agrigento che fino all'anno scorso disputavano campionati di categorie inferiori. In questo momento è rimasto ai giovani, insomma, di giocare nella nostra provincia, nel nostro capoluogo. In questo momento l'Atena sta conseguendo dei risultati molto positivi, 2 vittorie su 3 per i suoi ragazzi. Sì, sicuramente nonostante le grosse difficoltà che abbiamo per quanto riguarda le strutture, che sicuramente ci penalizzano già da diversi anni, però anche con il sacrificio nostro, dei ragazzi, dei genitori che sicuramente ci danno una grossa mano, insomma, cerchiamo di portare qualcosa di positivo, ecco, alla nostra città, alla nostra provincia, che diciamo sotto questo punto di vista negli ultimi anni è stata un po' carente. Lei vede dei ragazzi che possano anche interessare in un futuro prossimo anche a categorie superiori, alla Serie D, all'Acragas? Allora, io li vedo, nel senso che non voglio essere presuntuoso, però bene o male siamo diventati un po' il punto di riferimento in provincia per quanto riguarda il calcio giovanile, nel senso che noi abbiamo ragazzi che vengono da Bivona, da Cianciana, dalla Sande della Rocca, da Ravanusa, da Raffadali, quindi diciamo
Sotto questo punto di vista abbiamo anche una certa qualità, ecco. Quindi qualcuno di potenziale interessante lo vede? Sicuramente sì, sicuramente sì. Ora, per esempio, la settimana scorsa un ragazzo nostro del 2000 è andato a Trapani, ci è stato richiesto perché l'hanno visto, un ragazzo che sta facendo i giovanissimi regionali, è stato lì perché il responsabile lo ha visto giocare a Palermo, e quindi, ripeto, ma di questi casi ne abbiamo continuamente, quindi, ripeto, il materiale c'è. Naturalmente, come ho detto prima, c'è grande difficoltà per il fatto, per esempio, che è difficile e complicato trovare un campo a 11 dove potersi allenare, insomma. Quindi comunque dico, bene o male si cerca, ecco, di andare avanti e cercare magari di dare a questi ragazzi anche una possibilità in più per il futuro. Presidente, che soddisfazione è stata anche vedere Tino Parisi esordire in Serie B con la maglia del Catania anche dal primo minuto, dopo che due anni all'Acragas ha avuto una crescita esponenziale? Ma noi abbiamo fatto anche quest'anno carte false per averlo qui, perché conoscevamo il valore di questo giovane. Due anni da Agrigento ha dimostrato di essere veramente un giocatore super, un grande talento. È stata una grande soddisfazione perché, insomma, è un giovane che abbiamo, si può dire, cresciuto noi come Agragas, e l'abbiamo veramente valorizzato al massimo. E quest'anno abbiamo cercato di averlo ancora con noi, però purtroppo il Catania, è chiaro che essendo un giocatore importante, l'ha voluto trattenere a Catania. Però dico, per noi è stata una grande soddisfazione vederlo esordire in Serie B, perché Tino è un giocatore che sicuramente farà strada, e per noi è una grande soddisfazione averlo potuto aiutare anche in minima parte a questa sua avventura calcistica. A proposito di continuità, coach Ciani continua il suo sodalizio anche con Totò Moncada e con Agrigento. Lei crede di aver trovato il suo ambiente ideale in questo momento? No, credo che in generale oggi lavorare alla Fortitudo Agrigento sia rappresenti un ambiente ideale in un contesto di un movimento, ma non soltanto per me, intendo proprio fisiologicamente, la serietà, la programmazione, la concretezza, la solidità, credo siano qualità che nel nostro mondo in quest'ultimo periodo, insomma, non è facilissimo da trovare, non è facilissimo trovarle tutte raggruppate in un unico club. Cosa manca, se può trovare qualcosa che magari si può migliorare? Manca sempre qualcosa, sicuramente più si sale di categoria, più ci sono esigenze organizzative, operative. Sicuramente si può migliorare, si possono fare dei passi in avanti sempre, però credo che partiamo da un livello assolutamente proporzionale a quello che è il campionato che andiamo a disputare, nonostante tecnicamente siamo cresciuti molto in fretta, insomma. Tre anni fa eravamo in B2, oggi siamo in Lega 2 Gold, quindi, però la società, grazie al lavoro di Cristian Maia soprattutto, grazie ovviamente alla programmazione voluta dal Presidente, siamo riusciti a far fronte a questo. Poi, insomma, bisogna continuare questi passettini in avanti se si vuole, ci si vuole consolidare a questo livello nazionale qui. Però credo che soprattutto la capacità di programmare, di credere in un progetto, di avere pazienza anche nei momenti difficili, perché ne abbiamo avuti anche noi, anche l'anno scorso all'inizio, ecco, di non avere degli sbalzi gestionali, ma di portare avanti un programma con grande tranquillità. Sono arrivate offerte da categorie superiori dopo il suo lavoro, che è stato certificato con le varie promozioni? No, per fortuna le offerte sono arrivate, anche se non da categoria superiore, ma insomma adesso quantomeno dalla stessa categoria. Però credo che in questo momento, insomma, ci fosse giusto difendere quanto avevamo conquistato l'anno scorso e farlo tutti insieme, insomma. E oltretutto va anche detto che, voglio dire, prima di rinunciare a un posto dove lavori bene come lavori qui, bisogna avere la certezza che negli altri posti che ti cercano si possa lavorare allo stesso modo. Quindi, facendo questo tipo di valutazione, ho ritenuto che la soluzione migliore professionalmente fosse sempre quella di proseguire il lavoro ad Agrigento. Quindi, nonostante ci fossero delle alternative, però...
Ecco, sono, le previsioni, sono ancora qua. Le previsioni del pre-season sono state rovesciate, quindi magari l'utilità di andarle a ripescare è aleatoria, però se vogliamo andare a spulciare ancora la panchina, soprattutto la Fortitudo Moncato, la lunghezza dell'organico era stata messa in discussione. Invece molti che in questo momento non fanno magari parte del quintetto base stanno dando un grandissimo apporto e soprattutto hanno anche totalizzato dei punti molto pesanti in partite chiave. È un errore anche questo di valutazione nel pre-season? No, io ho grande rispetto delle valutazioni che fanno gli altri in generale, delle previsioni, perché poi quando uno fa una previsione così assolutamente teorica sulla carta, dettata da una valutazione che non ha la controprova sul campo, si assume la grossissima responsabilità di avere un'alta percentuale di errore, perché insomma, non tutto va come si pensa. A me fa anche piacere, perché insomma, tutti gli anni, tranne il primo anno, tutti gli anni qui dovevamo essere una squadra che faticava a salvarsi. Insomma, abbiamo fatto semifinali di Coppa Italia, semifinali di campionato, promozione, Final Six di Coppa Italia, quindi, ma questo è uno stimolo, credo debba essere, non ci debba essere la componente della polemica o dell'essere permalosi perché siamo stati giudicati. Probabilmente nelle valutazioni non tenevano in considerazione di alcune qualità, di alcune potenzialità che oggi i ragazzi magari stanno buttando sul campo, anche al di là di quello che tutti si potevano aspettare. Bisogna essere stimolati, ecco, questa fa parte di quelle motivazioni di cui parlavamo prima. E soprattutto certifica quanto lo sport supera ancora la statistica del fondamento. Assolutamente. Davide, campionato di eccellenza. Eccellenza con l'Alcamo che batte in casa il Campofranco per 1-0, Ribera Pro Favara 1-1, Camarat Parmonval 1-1, Monreale Mazzara 1-2, Mussomeli Dattilo 2-1, Paceco San Giovanni Gemini 0-0, stesso risultato per Serra di Falco San Cataldese, e poi Sport Club Marsala Riviera Marmi 1-1. Mazzara che guida il campionato con 18 punti, seguono Riviera Marmi e Mussomeli a 16. Parmonval 14, Sport Club Marsala e Alcamo a 13, a 12 Pro Favara e Ribera, 11 Dattilo e Camarat, a 10 il Campofranco, a 9 punti San Cataldese, a 8 San Giovanni Gemini, Paceco a 4, Serra di Falco 3, Monreale ancora a 0 punti. A Giovanni Sorce chiedo, molte realtà anche dell'Agrigentino stanno facendo, forse anche oltre rispetto alle aspettative iniziali, anche oltre insomma, a Pro Favara e Ribera, Pro Favara insomma, che si è scrollata di dosso magari l'incertezza dell'inizio di stagione, vedo il Mussomeli insomma, in seconda posizione dietro il Mazzara. Lei cosa pensa in questo momento di questo andamento del campionato di eccellenza? Ah sì, Mussomeli sta andando sulle ali dell'entusiasmo, cioè una neopromossa, quindi molto spesso magari le neopromosse, ripeto, sulle ali dell'entusiasmo fanno dei campionati eccellenti anche nella categoria successiva, quindi questo può essere il caso del Mussomeli. Poi per il resto anche le altre, diciamo, Profara e Ribera stanno un po' rispecchiando quelli che sono i valori di queste società, magari un po' più attardato il San Giovanni Gemini. Anche il Camarat forse. Il Camarat sì, rispetto a come ci ha abituati, nel senso che negli ultimi anni, o quantomeno da quando si trova in eccellenza, ecco, è sempre stato nelle parti alte della classifica. Quest'anno si trova un po' attardata, però io sono convinto che si riprenderà e possa recitare anche quest'anno un ruolo da protagonista. Presidente Alessi, lei vede invece una favorita in questo campionato eccellenza? Ma io vedo bene questo Parmonval del mio amico Giovanni Castronovo, che da 2 anni a questa parte sta facendo veramente dei risultati impressionanti. Però anche il Mazzara ha una squadra importante, e Riviera Marmi sono anche attrezzate secondo me per fare il salto di categoria. Sarà un bel campionato di eccellenza e 4-5 squadre si contenderanno il primo posto. Ecco, secondo lei quindi la Parmonval l'anno scorso magari è arrivata forse assolutamente al di là dei propri limiti, quest'anno invece secondo lei può veramente vincerlo questo campionato? Secondo me sì, perché è attrezzata e ha le capacità e anche uno sponsor importante che è entrato quest'anno e quindi devo dire... Quindi anche una capacità insomma, anche una capacità anche economica che non è da sottovalutare da questo punto di vista. Campionato di promozione, Davide, c'è Raffadali che sta dominando. Raffadali sì, vince
vince in trasferta contro l'audace Partinico e allunga 5 punti sulla Folgore. Il Castel Termini pareggia 0-0 con l'Aragona, il Città di Carini batte Sciacca 2-0, Favignana Accademia Empedoclina 0-0, sesto risultato per Selinunte Delfini Vergine Maria, Libertas Castellammare 1-1, Trapani Borgata Terrenove 1-2, Siculiana Salemi 1-3. Quindi abbiamo detto la classifica con Raffadali che è 22 punti, Folgore 17, Libertas 15, Aragona e Borgata Terrenove 13, Accademia Empedoclina, Delfini Vergini Maria 12 punti, Città di Carini 11, Ligni Trapani 10, Favignana 9, Casteltermini, Sciacca 8 punti, Partinico 7, Salemi 6, Castellammare 5, Siculiana 4. Siamo ai saluti finali, a Giovanni Sorce, anzitutto chiedo quali obiettivi si fissano per questa stagione con l'Atena. Ma gli obiettivi sono solamente quelli di far divertire soprattutto i nostri ragazzi, quindi quest'anno stiamo partecipando a 3 campionati regionali e siamo l'unica società in provincia e anche con buoni risultati, però dico alla base ci deve essere comunque il divertimento perché parliamo sempre di ragazzini. Grazie mille a Giovanni Sorce, grazie di essere stato con noi. Grazie mille anche a coach Gianni, insomma dove arriverà questa Fortitudo a dicembre, dove la possiamo trovare? Ma insomma speriamo di arrivare in alto, il più in alto possibile, di raggiungere i nostri obiettivi e magari qualcosa in più e di dare soddisfazioni come quelle credo che i nostri tifosi abbiano avuto nella partita di ieri per esempio, cercando di fare ancora qualche dispetto alle grandi di questo campionato. Grazie mille a Franco Gianni. Al presidente Alessi chiedo l'ultimissima cosa, lo stadio a che punto è, dato magari ci facciamo prestare il Pala Moncada quest'anno qualche volta? O facciamo il Pala Alessi, presidente? No, facciamo lo stadio Seneto, però purtroppo ci sono sempre le solite difficoltà, inutile piangere sempre addosso. Noi abbiamo proprio pomeriggio, poco fa, avuto una riunione con i dirigenti del comune perché ci sono da fare dei lavori per la ristrutturazione dello stadio in merito alla commissione di vigilanza dei pubblici spettacoli e come al solito il comune ci ha allargato le braccia. Non hanno una lira e quindi stiamo cercando di stringerci ancora una volta i nostri budget e cercare di fare anche noi questi lavori. Voglio ricordare quest'anno abbiamo fatto i lavori del Manderbot, stiamo coinventando la tribuna coperta perché ci piove dentro e ora stiamo andando a realizzare anche i lavori. Questa è una notizia, quindi voi potreste anche addirittura allargare oltre a quello che già fate, insomma, anche su altri lavori straordinari. Stiamo facendo, da domani inizieremo i lavori, da domani dopo domani per riprendere tutti i cordi dello stadio, tutti i lavori che la commissione ci ha imposto e che il comune purtroppo per motivi economici non potrà fare. Voglio dire, stiamo anche facendo pressione sull'Enel perché a giorni ci spediranno il progetto definitivo dell'impianto dell'illuminazione e penso che prima di Natale inizieranno i lavori anche di questo perché mancano poi solo le autorizzazioni per poter iniziare i lavori. Calcio ad Agrigente anche questo, però è chiaro che noi lo stiamo facendo con grossi sacrifici. Però parlare sempre di queste cose mi sono un po' annoiato perché dobbiamo guardare noi al campionato, però non è facile. E questa domanda a lei, a dicembre dove la vediamo? Io mi auguro che l'Agas sia prima in classifica e che speriamo però comunque di averla a maggio prima in classifica, quindi noi dobbiamo comunque giocarci tutte le partite come se fossero delle finali perché questo campionato è un campionato difficilissimo, è un campionato più difficile dell'anno scorso, mentre l'anno scorso c'era solo Savoia che insomma, ci ha inventerito e che ha vinto il campionato, quest'anno ci sono 4-5 squadre che diranno la loro insieme a noi. Grazie mille al presidente Silvio Alessi. Grazie a voi Davide, ci vediamo lunedì prossimo e grazie e buonasera a tutti voi.